Ciao ragazzi, oggi siamo insieme a Silvia per mostrarvi come è possibile, attraverso l'uso saggio del filler a base di acido ialuronico, come possiamo passare da ridefinire i contorni di una bocca per arrivare anche ad un volume delle labbra, sempre nei limiti della naturalezza e dell'armonia del viso. E vorrei che parlasse Silvia perché ha vissuto questa esperienza e Silvia, se ti va di raccontarci come l'hai vissuta, sarebbe un dono prezioso per noi. Allora, ciao a tutti. L'esperienza che ho io con il filler utilizzato dentro la bocca è un'esperienza magnifica perché, come tu sai, il filler lo abbiamo inserito a percorso avviato e lo abbiamo inserito perché io prima di arrivare qui fumavo tantissimo e grazie a te, 2 volte che ci siamo visti ho smesso di fumare, però c'era qualcosa che non andava oltre al viso. Il viso, mentre stava tornando quasi immediatamente molto molto bello, come potete ben vedere, la bocca però era sparita. Questa parte, soprattutto la parte superiore, era completamente sparita e intorno c'erano anche delle piccole rughette in questo che si chiama codice a barre. Sì, esatto. E quindi ti ho spiegato qual era il mio cruccio, il mio nuovo punto interrogativo, no? Mi guardavo le foto, trovavo la pelle ancora più bella di quando avevo 30 anni, ma la bocca non la vedevo più. Quindi con te abbiamo parlato di ricominciare per poter riavere la bocca che avevo prima anche, Esatto. nella mia, quindi rispettando le mie fattezze e l'armonia del mio volto nella sua interezza, abbiamo parlato e abbiamo deciso inizialmente di fare una fiala e poi una seconda successiva in 5-6 mesi di distanza l'uno dall'altro per ridare una reidratazione alla bocca, perché effettivamente la mia bocca era molto molto disidratata, nonostante avessi già cominciato a bere tantissimo per seguire tutti i trattamenti, per il benessere, tutta una serie di cose che tu ci insegni a fare. E quindi abbiamo reidratato la bocca. Ed effettivamente i risultati si vedono sin dall'inizio. Va detto che comunque tutto quello che facciamo qui in studio dobbiamo anche curarlo, quindi Esatto, bisogna molto, prendersi cura anche a prendersene tanto casa. cura, quindi bere tanto, educarci a non farci del male, quindi smettere di mordicchiarci la bocca. Esatto, Che era uno dei motivi per cui anche la tua pelle, soprattutto sì. internamente, era molto disidratata. Ero praticamente spellata sempre, come si dice, screpolata Sì. sempre sulla bocca, perché si mordicchia, perché magari se è un pochino disidratata si tende a portare via la pellicina. Adesso non è più disidratata, quindi il problema Però si è risolto. l'acido ialuronico aiuta proprio anche a questo, Tantissimo. nella parte interna della bocca, a togliere Tanto. tutte quelle pieghette che comunque tolgono sensualità al profilo delle labbra e quindi anche all'armonia delle La labbra. cosa molto bella è che ritorni inizialmente, no? Perché facciamo questa cosa abbiamo fatto il percorso labbra in maniera molto graduale. La prima cosa che io ho notato immediatamente, insieme all'idratazione, è proprio il colore delle labbra è quello di quando avevo 20 anni. Quindi Cambia, cambia. ritorna a quello che era prima, di una mucosa ben ossigenata, Molto bella. molto idratata, quindi diventa anche è un colorito anche un po' più sensuale rispetto a quello che. Per cui, anche se inizialmente, prima ancora di andare noi dovevamo fare un lavoro ancora più grande con me, no? Quindi reidratare tutto, prima ancora di andare a definire la bocca e poi a darle il volume che un tempo aveva, abbiamo fatto un lavoro proprio di riarmonizzazione all'interno del viso. E Esatto. comunque le persone, quando mi vedevano, anche se inizialmente non era così bella, nel senso di grande, dicevano: accidenti, che bella bocca che hai. Questo è vero, Mi fa davvero, piacere. tantissimo è vero questa cosa. E poi abbiamo continuato, abbiamo proseguito definendo i contorni della bocca, gli angolini, rispettando anche le diversità, no? Perché
che non siamo uguali negli stessi lati, siamo un pochino diversi. Ci accorgiamo che siamo tutti un po' asimmetrici, per cui la parte destra può essere un po' differente, possono essere presenti più pieghette, la bocca magari ha l'angolino più rivolto verso il basso rispetto, e tutto questo dipende anche da come mastichiamo, se abbiamo magari un dente che non è perfettamente allineato con l'arcata dentale, se abbiamo delle abitudini come quella magari di dormire sul lato, la parte dove dormiamo tende a formare più rughe, diciamo che la parte dove dormiamo, dove ci appoggiamo, tende a consumarsi prima, quindi anche come mastichiamo, perché molte volte non mastichiamo il bolo, cioè quello che noi mangiamo, mantenendolo perfettamente nel centro della bocca, ma spostiamo il boccone o a destra o a sinistra, e questo nel tempo fa in modo tale da creare una serie di rughette o pieghette più presenti in un lato rispetto all'altro, e tutto questo poi lo possiamo andare a correggere o a ripristinare ridando una maggiore simmetria alle parti. Infatti nel mio caso, era quest'ora, non si vede più, però credetemi, questo angolettino qui, vero? Sì, quello è la parte sinistra. Sì, che era un pochino più, ancora più ridotto rispetto a questo. Abbiamo ridefinito tutto in maniera molto molto carina, e poi dopo successivamente siamo andati a rimpolpare la bocca, a dargli quel volume che un tempo, non tanto tempo fa, la questo bocca aveva. Anche per, lo vogliamo ricordare, anche per effetto proprio della mimica ripetitiva che le donne, gli uomini fumatori usano, perché nel movimento di tenere in bocca la sigaretta effettivamente tutto questo movimento continuo porta ad un consumo della mucosa, per cui il volume nel tempo si riduce. Perché io non facevo altro che due pacchetti di sigarette e mezzo, è quasi un lavoro praticamente. Non facevo praticamente non facevo altro che respirare, che contrarre questa parte qui, e piano piano era praticamente sparita. Questa era ridotta male, però si vedeva, era ancora presente, questa non si vedeva, non si vedeva più. Nulla. Adesso invece. Quindi Silvia, a chi lo consiglieresti un trattamento come questo? Oppure... A chiunque. Ecco. A chiunque, perché idrata la pelle dall'interno, quindi chi magari non sente la necessità di ingrandire il volume, ma invece sente il bisogno di avere, di sentirsi la pelle idratata, nutrita, questo è un trattamento ottimo. Che è una cosa che io ho scoperto mentre facevamo in realtà, no? Perché la vera idratazione non è quella che noi abbiamo quando stendiamo sulla pelle la crema o quando stendiamo sulle labbra il burro di cacao, quella è un'idratazione molto superficiale e molto transitoria. La reale idratazione è quella che viene data dal richiamo dei liquidi nell'area, quindi anche all'interno della mucosa, cosa che l'acido ialuronico ed altre tipologie di filler fanno, quindi nei periodi successivi all'impianto, quindi all'esecuzione dell'impianto, immaginatevi come un fenomeno come se il corpo proprio richiamasse in quell'area una spugna, un effetto spugna, una spugna asciutta e una spugna che invece viene bagnata, e tutti noi sappiamo che una spugna quando viene bagnata sotto l'acqua della doccia aumenta il volume e soprattutto rimane anche più morbida, per cui molto morbida e molto naturale, questo va detto. Noi infatti siamo qui oggi perché vogliamo mostrare che anche l'utilizzo dell'acido ialuronico in modo sapiente, quindi e soprattutto con le finalità corrette, può dare l'opportunità a una persona di ritornare ad avere la bocca o magari di potenziare alcuni aspetti, no, della bocca, in modo tale da mantenere sempre un aspetto naturale e non un aspetto plastificato o un aspetto molto artefatto. Quindi lo consigliamo. Sia, io lo consiglio sia alle persone che vogliono reidratarsi, sia a quelle che vogliono migliorarsi, e sia alle persone come me che vogliono tornare a essere come erano prima, che ci sono riuscite, grazie a te. Silvia, ti ringrazio. Grazie a te. Di essere stata con noi oggi. Penso che la tua testimonianza sia estremamente utile
a tante donne e a tanti uomini che magari, perché ricordiamo che questa problematica, questo disagio lo possono avere anche gli uomini, sia uomini che di base magari hanno delle labbra molto sottili, o uomini che per una serie di conseguenze anche legate all'uso del fumo possono notare nella loro bocca questa riduzione volumetrica. E ricordiamoci soprattutto che il filler a base di acido ialuronico nell'uomo ovviamente verrà opportunamente iniettato, e ci sono molti dei miei pazienti che comunemente normalmente in giro, e nessuno si accorge che gli è stato fatto un filler a base di acido ialuronico. Quindi tutte le donne che incontrano pensano che questi uomini abbiano le labbra naturali, e invece sono state, diciamo così, un po' agevolate nel loro risultato finale dall'utilizzo sapiente e saggio del filler. Ciao ragazzi, vi aspettiamo nel prossimo video. Ciao ciao!